Di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, ha detto Papa Francesco a riguardo della crisi del Covid. Impossibile non riconoscere quanto abbia ragione. La pandemia si è tradotta in un dramma senza pari per questa umanità iperconnessa. Milioni di morti, decine di milioni di malati con conseguenze a lungo termine. Un mondo bloccato dalla paura e dall'incertezza. Mai come in questa circostanza abbiamo potuto scoprire di essere davvero tutti connessi, accomunati da una sofferenza, da un destino comune e dall'incertezza. La paura permane e le drammatiche vicende della pandemia hanno messo ancora più in evidenza che ambiente, lavoro e salute sono strettamente collegati. Per questo occorre una nuova economia all'insegna dell'ecologia integrale. L'emergenza Covid-19, unitamente alle decisioni sul Recovery Fund prese dall'Unione Europea, rappresenta un'occasione unica per accelerare in positivo il cambiamento del paradigma economico basato sulla convinzione che ci si salva solo insieme. Rigenerare l'economia, investire in salute, aumentare i posti di lavoro, non lasciare indietro nessuno. Il bene comune si traduce immediatamente nel tema dell'inclusione, della giustizia sociale, della lotta alla disuguaglianza come fondamenti per un'azione sociale e civile che promuove la persona e le sue libere espressioni nello spazio pubblico. Ci chiediamo quali sono le disuguaglianze più allarmanti e su quali bisogna intervenire con urgenza? Il Covid ha fatto venire alla luce tante disuguaglianze di cui già conoscevamo l'esistenza ma eh, ci sono state quasi sbattute davanti agli occhi. Innanzitutto le disuguaglianze tra uomini e donne. È stato diverso vivere il Covid e le sue sfide. Tra uomini e donne che eh, molte volte hanno perso il lavoro o hanno, sono state costrette a fare un passo indietro per la gestione complessa anche dei figli rimasti a casa da scuola. Eh, le disuguaglianze eh, più. Mh, emergenti, più urgenti, eh, sono quelle che non permettono a esseri umani di eh, avere la stessa dignità. E, e questo lo si vede per esempio nella, nella disparità di, di salari per lavori eh, che non giustificherebbero quelle grandi eh, disparità. Ehm, Disuguaglianze legate, per esempio, all'accesso al digitale che oggi diventa sempre più importante. Durante il Covid ci siamo accorti, io, da insegnante universitaria, mi sono accorta cosa vuol dire fare lezione con studenti che sono equipaggiati a casa e con studenti che, come unico strumento, hanno un cellulare e non possono neanche scaricare le dispense delle lezioni. Eh, su tutto questo eh, bisogna intervenire, eh, bisogna intervenire prendendo coscienza che non è accettabile che ci siano queste disuguaglianze, bisogna intervenire eh, facendo delle proposte, eh, proposte di legge, proposte concrete, eh, proposte anche di, ehm, sul lavoro, su come viene organizzato il lavoro e sulle retribuzioni e sulla tassazione eh, in modo che si vadano a ridurre queste disuguaglianze didattica a distanza, smart working, ma anche giornate intere passate davanti a Netflix o in chat con gli amici su Zoom. La pandemia, avvicinandoci così tanto ai mezzi di comunicazione digitale, ha di fatto accelerato il processo di transizione verso un'economia digitale. Come ricorda l'Istrumentum Laboris in preparazione alla settimana sociale dei cattolici di Taranto, il progresso digitale va affrontato come uno strumento utile a rafforzare l'inclusività, la sostenibilità e il bene comune. L'economia digitale, se vuole promuovere l'effettivo progresso umano, deve mettere la tecnologia al servizio dell'umanità, contrastando le spinte verso la concentrazione del potere economico e la strumentalizzazione del lavoro umano. Come può la tecnologia essere a servizio della comunità? Per vedere come la tecnologia può essere messa a servizio della comunità, a mio parere bisogna incontrare gruppi di giovani, perché l'abbiamo visto soprattutto con i giovani di Economio Francesco, eh, hanno delle potenzialità e una creatività per utilizzare strumenti tecnologici e innovazioni a servizio di tutti che forse noi neanche ci immaginiamo. Si va dalle app per la spesa sospesa ad app di condivisione ad altri eh, strumenti creativi che cercano di mettere insieme bisogni e persone che possono offrire aiuto. Eh, cercano di lavorare. Eh, su forme di lavoro che possono essere innovative e di condivisione e quindi. C'è tanto che può essere fatto per mettere la tecnologia a servizio della comunità. Eh, in che modo noi eh, possiamo eh, aiutare tutto questo? Forse cercare di conoscere le esperienze nuove, le piattaforme eh, che offrono per esempio anche servizi di acquisto per andare ad acquistare direttamente prodotti che non sfruttano eh, i lavoratori e che assicurano dignità al lavoro e così via. Eh, Basta cercare un po', basta essere in contatto con eh, gruppi di giovani e sicuramente eh, scopriremo tante novità, innovazioni e modi nuovi per essere a servizio di chi ha più bisogno.